Uomo che uccise Liberty Valance. È un western che, nonostante qualche slegatura e qualche lentezza verso la metà del film, rivela ancora una volta l'inconfondibile personalità del regista. La vivacità del racconto, un distaccato umorismo, una felice caratterizzazione di personaggi secondari, un'eccellente descrizione ambientale, fanno da contorno all'ottima interpretazione dei protagonisti. La vicenda, che esalta la giustizia e la non violenza, e che dimostra come in nome della legge si possa alla fine ottenere il rispetto dei diritti dell'uomo e della comunità in cui si vive, risulta nella sua sostanza positiva. Anche i sentimenti di altruismo e di abnegazione trovano nel film adeguato rilievo. Tuttavia, l'indole della vicenda e alcune forti scene di violenza consigliano qualche riserva. E ora lasciamo la parola a Stefano Falotico. L'uomo che uccise Liberty Valance, allora. Ciao Stefano, dopo quando c'ho un attimo mi ascolto i vocali. Senti, ti volevo dire una cosa. Allora, per Top Gun, come hai visto, c'è già la recensione. Mentre per quanto riguarda i recuperi, sono usciti il 4K di L'uomo che uccise Liberty Valance, e quindi si potrebbe fare un bel post come al solito. Poi, è uscito, aspetta che non faccio interrogare, poi è uscito Ubriaco d'amore in Blu-ray di Paul Thomas Anderson, e anche per quello secondo me si potrebbe fare un bel articoletto. E poi è uscita anche l'edizione steelbook e da collezione di Cantando sotto la pioggia in 4K, quindi hai due classici e un film famosissimo, che secondo me sono tre ottimi film per fare un racconto di gamba. Buongiorno Davide, allora ho visto, sì, hai pubblicato Il Danno, è programmata la sua uscita di Getto Morto, ho mandato a Contesia su New York, New York, che poi anche quello programmato, non so se l'hai già fatto, ho detto la doppia ora, allora, per quanto riguarda il resto, lo proseguiamo con calma, sì, sono giornate incasinate perché poi da quando in generale si è usciti, speriamo definitivamente, la situazione Covid, eccetera eccetera, le città, compresa Bologna, cominciano a esplodere in ogni senso, ritorna tutto l'ambaradan, se tu dici il condominio, quella è un'altra cosa, ma comunque, quello c'è sempre stato, però il periodo Covid, diciamo, era un po' tutto soffocato, attenuato. Mi stai facendo tre richieste, no? Allora facciamo così, allora. Adesso non so questa settimana, oggi ne abbiamo, cioè oggi è mercoledì, ok? Un attimo di defiance. Niente, allora, facciamo due film. Allora, quasi sicuramente, scriverò, insomma, un articolo, L'uomo che uccise Liberty Valance, che me lo riguardo perché lo ricordo vaghissimo. Ebbene, dopo questo epilogo, no, preambolo, diciamo così, presto uscirà questa mia recensione su Daruma Vucino, già inserito su FilmTV e Mulholland Lynch. Poi Davide inserirà la parte tecnica quando disporrà del Blu-ray 4K e controllerà tutto. E allora abbiamo optato col mitico Walter per l'uomo che uccise Liberty Valance, associata a questa video recensione alla mia review, coi link in descrizione. Film divenuto famoso non soltanto perché è di John Ford, a più riprese, come riportato da Wikipedia, Orson Welles definì il più grande regista di sempre. Signor John Ford aveva ragione,
È divenuto famoso perché è un film dove vengono ribaltati molti assunti e poi ci sarà un riassunto della trama in cui James Stewart sferra un pugno niente po' di meno che a John Wayne. Ecco. Questo non è un assunto, questo è assurdo, ma ci stai guardando il film. Capolavoro, certamente, non abbiamo alcun dubbio al riguardo. Riguardatelo, forse vi apparirà molto lento e noioso, ma se riuscite a superare lo scoglio vicino alla riva del mare, no, della prima ora, vi fionderete, oh, i pelle rossa, in una storia grandiosa, narrataci con stile epico e crepuscolare, veramente strepitoso. Allora, un film da me visto, rivisto, e poi ho rivisto alcuni refusi nella recensione che uscirà, comunque già disponibile per la lettura, ripeto, nella description qua sotto. Ebbene, in occasione della sua pregiata e ottima uscita in Blu-ray 4K di gran classe, disamineremo brevemente l'intramontabile classico L'uomo che uccise Liberty Valance, The Man Who Shot, da To Shoot. Con due O, Shirt è passato remoto, quindi una O, Liberty Valance, uno dei grandi capolavori del mitico John Ford, Sentieri Selvaggi, citiamo, un'opera, diciamo, iconica, ok? O iconografica, chissà. Liberty Valance è un western atipico che, a differenza di quasi tutte le opere fordiane, scusate, no, fin del 62, girato mirabilmente in un eccezionale B/N. Gli abito in via de barra, no, bianco e nero, sfolgorante, panoramico. L'uomo che uccise Liberty Valance è un western atipico che, a differenza di quasi tutte le opere fordiane di John Ford, stavolta non ci mostra l'immancabile Monument Valley. Quindi qui manca però, iconica, ecco, nel suo cinema e iconograficamente onnipresente. Non è neppure ambientato in grandi spazi sconfinati, bensì assomiglia molto a un Kammerspiel sofisticato, in quanto per lo più sembra, qui giochiamo di salti temporali, stavolta in avanti, sì, di flash forward figurativo, in tal caso per le nuove generazioni esemplificativo il recente contemporaneo postmoderno di 8 di Quentin Tarantino. Ma che ci azzecca un attimo, ispiratosi spesso per via dell'ambientazione claustrofobica e sovente o soventemente, che dir si voglia, girate in interni anziché in grossi esterni, per tale appena citatavi sua pellicola, niente poco di meno che, ispirato di Tarantino, naturalmente al film da noi giusto appunto preso in analisi. Ecco, lei lo prende sempre in. Non è ovviamente logisticamente a livello temporale viceversa accaduto il contrario. Ci è piaciuto divertirci, sono divertissement, diciamo. Di associazioni mentali e metacinefile, potremmo dire viaggiando e ragionando all'inverso, a ritroso tutto il cinema amalgamato in maniera organica in un continuum spazio-tempo infinito, chissà, tu soffri invece di ritrosie, sei troppo timido, fatti avanti, invece che rimanere sempre nelle retrovie e combattere la cosiddetta guerra in trincea, ok? Non trincerarti nelle tue chiusure, apriti, apriti. E allora apriamoci, anche se qui, ripeto, gli spazi sono molto soffocanti, ma si respira comunque, grande cinema. E adesso acceleriamo, allo stesso tempo accorciamo un po', sintetizziamo. Poi, se voleste o vorrete leggere integralmente tutta la recensione, ripeto, i link stanno qua sotto. Tratto dall'omonimo racconto, per quanto concerne il titolo originale, tradotto comunque letteralmente, quindi senza alcuna variazione o lessicali reinvenzioni, di Dorothy M. Johnson, statunitense scrittrice lodata, pubblicato su Cosmopolitan, L'uomo che uccise Liberty Valance ne è perciò il suo libro cinematografico, adattamento curato per l'occasione dagli sceneggiatori James Warner Burroughs, Willis Goldberg, eccetera, eccetera. Ecco, allora, trama da noi qui sintetizzata al massimo ed esposta in maniera succinta per non incorrere volutamente e finemente, c'è una certa finezza in noi, noi siamo persone finissime, quindi non vogliamo sciupare tutto e essere, tra virgolette, volgari nello spiattellarvi in faccia la verità. Ma esiste la verità? Ecco,
In vero vi dico, guardate in questo film e capirete molte cose. Ecco i spoiler che ve ne sciuperebbero la splendida visione magnetica. Il senatore Random Store, James Stewart, assieme alla sua consort Ally, Vera Mills, Vera Miles, allora, il plurale di miglia è? Allora, ritorna nella cittadina di frontiera Shenmue per partecipare al funerale del suo ex amico di nome Tom Dunford, John Wayne, 25 anni prima, in tale posto ameno. Ecco, il mio capo redattore è di Roma e lui direbbe dove però qualche volta, anzi spesso, semenano, cominciò a intraprendere il suo percorso politico, la sua carriera. Al che visualizziamo in analessi, flashback, flash forward, la rocambolesca vicenda accadutagli e quanto successo al suo ex amico defunto. Di notte, mentre Random si trovò a bordo di una diligenza, fu assalito da una banda, dalla banda malavitosa capeggiata dal terribile, imprendibile, fuorilegge Liberty Valance, Lee Marvin. Random viene violentemente aggredito, gravemente pestato a sangue, prontamente e fortunatamente soccorso prestamente. Siamo passati dal passato remoto al presente e qui il presente si alterna col racconto del passato, ecco, accudito da una comunità che generosamente lo accoglie presto guarendolo, così che per ingraziare le persone, non se le ingrazia, non è ruffiano però, che l'hanno salvato e curato per ricambiare il favore magnanimamente, da magnanimo, li magnano comunque, ecco, si presta volentieri ad alfabetizzare la gente del luogo, analfabeta. Per di più, conoscendo l'amore della sua vita e instaurando una relazione via via sempre più virilmente, solidamente e solidariamente amicale con Tom. Tom, John Wayne, uomo burbero e dai modi spiccioli, a prima vista, come si suol dire, non simpaticissimo. Il truce ed efferato, pericoloso, manigoldo e villain outlaw, fuorilegge, apparentemente invincibile. Quello è il mega direttore galattico del West, Liberty Valance. Sarà ciuffato, consegnato alla giustizia e punito, arrestato o ammazzato? Saranno e da chi fermate le sue vili gesta, esecrande e miserrime? Lo scoprirete solo vivendolo questo film e vedendolo. Film dai pregi eccezionali, L'uomo che ha ucciso Liberty Valance, come detto, è un'opera anomala all'interno della stessa filmografia di Ford. Infatti è un western e John Ford è forse l'unico, uno dei pochissimi cineasti della storia del cinema ad aver diretto solamente pellicole inerenti questo genere e un genere. Tu invece sei degenerato, è chiaro? Solamente per modo di dire, perché giusto appunto ogni suo film, per quanto ascrivibile solamente in tale genere, era intriso di universalità. Diciamo università, questo insegna questo momento, poi no, universalità tematiche. Lei non sta facendo il bravo studente, non sa scrivere neanche un tema delle scuole medie. Tematiche, un'altra cosa, estremamente sfaccettate, dunque le sue opere non sono assolutamente da circoscrivere entro confini perimetrati delle definizioni archivistiche più generaliste. Mentre la location, le location sono soltanto due o tre e tutto è circoscritto a un ambiente molto cupo. Dopo Rio Bravo è il primo film di Ford girato non a colori, in bianco e nero, per evitare la ripetizione. Non ho scritto così. È in Technicolor? Ecco. Eppure essendo l'apparenza un film ove, cioè praticamente sto leggendo tutta la recensione, ho saltato solo due o tre righe, ove il buono si scontra col cattivo, rispecchiando in questo il manicheo classico stilema e la narrativa struttura portante, diciamo, d'ogni western che si rispetti, non vi sono gli indiani, si rispetti, tu pettinati, attento, perché poi ti fa lo scalpo l'indiano, Quindi, e come accennatovi all'inizio di tale nostro scritto, si differenzia da ogni sua opera in quanto qui sono completamente assenti i grandi panorami delle praterie sterminate del West, per l'appunto, per cui Ford è divenuto celebre e specialista imbattibile, lodato da grandissimi registi, abbiamo citato Orson Welles, Akira Kurosawa, Scorsese, che l'omaggiò quel calcio alla porta in Gangs of New York, richiamò omaggio a Sentieri Selvaggi, no? E chissà come sarà questo Killers of the Flower Moon. Però le sfumature dei variegati personaggi descrittici ed espostici, e le sfumature espostici, quindi, no, espostici i personaggi, all'apparenza tagliati con l'accetta, mentre quelli d'Italia, no, gli indiani, sono approfondite, sì, sempre con l'accetta però, con acume e sottigliezza inappuntabili di contorni caratteriali, sono
deliziosamente sfumati e tratteggiati, diciamo, o tratteggiatici. Ford si rivolge il suo cinema eterno a noi con maestria suprema e tocchi degni d'altissima nota, magnifica. Nel caso voi distruggete John Carradine, Edmund O'Brien, Andy Dufresne, Jeanette Nolan e Lee Van Cleef, e qui vi voglio, qui cascate asini, nella piccola parte di uno degli scagnozzi di Liberty Valance Marvin, soltanto 3 anni prima di incontrare Sergio Leone per la trilogia del dollaro di Sergio Leone. Per un pugno di dollari non c'era Lee Van Cleef. Okay, you understand. Concludiamo la nostra disamina trascrivendo la sintesi del dizionario Morandini, poi vi leggerò anche, no, comprate il Mereghetti, che oltre a fare spoiler racconta un po' la trama, la belle meglio, forse non se lo ricorda bene questo film, se volete controllate, no, raffrontate il nostro parere con quanto nelle righe sottostanti nella recensione scritta leggerete, qui vi sto dicendo, e gradiremmo un vostro parere. Vero eroe della storia, Tom, personaggio mitico in Cane e Valori dell'Ovest, rappresenta il contraltare di Valance. Entrambi sono condannati alla storia, cede il passo ai valori dell'Est, impersonati da Stoddard, cioè di una società dove non sarà più la forza a fondare la legge e l'ordine. Western quasi da camera, molto parlato, un po' prolisso, ma di grande finezza nei particolari. Quando uscì fu accolto dai critici con condiscendenza un po' ottusa, ma il tempo gli ha reso giustizia. È un classico ormai, anche se il suo fascino dipende meno dal film in se stesso che da quel che rivela sul suo autore. Questa è una frase un po' critica, però. Film giocato sulle ambiguità. Malgrado in alcune sue parti, questa è la parte mia invece, risulti inevitabilmente datato leggermente, un po' rimane un capolavoro impareggiabile ed epocale, soprattutto memorabile la lapidaria frase del prefinale. Qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda, quindi le verità alterate, ribaltate. Frase forse smentita un attimo prima dei titoli di coda, quindi prima della classica scritta The End. Non lo so, concludiamo così? Sì, questa è la fine della recensione, non ve la merito.